Me, Presidente del Consiglio, credo che in questo studio negli ultimi 8 anni affiorava ogni volta che bisognava mettere zizzania. Pazza idea quella di un Luigi Di Maio Premier, o forse no. Di sicuro è un'idea ricorrente che in questa legislatura ha solleticato più volte le fantasie dei pentastellati e le sue. Sento tantissimo la responsabilità che abbiamo sulle spalle. Candidato Premier nel 2018, Di Maio deve abbandonare il sogno, visto che il Movimento 5 Stelle si ferma ben sotto il 51%. E così deve lasciare il posto a quel Giuseppe Conte, che proprio lui aveva scelto come possibile ministro di un suo esecutivo. Chiamarmi ministro, in realtà io ho dato disponibilità a collaborare anche nella prospettiva di un futuro incarico. E proprio quando, per via del veto del Colle a Paolo Savona ministro, sembra sfumare l'incarico a Conte, Di Maio veste panni tutt'altro che istituzionali. Il presidente è andato oltre le sue prerogative. La messa in stato d'accusa si può fare. Fuoco di paglia che si spegne in fretta. Conte alla fine entra a Palazzo Chigi e Di Maio si accontenta di fare il suggeritore nel ruolo di superministro e vicepremier con Matteo Salvini. Io e Salvini ci capiamo al volo e questa è una grande... una buona cosa. Io vengo dalla luna che il cielo vi attraversa e trovi. Di Palazzo Chigi userà solo il balcone. Chi su di me riversa la sua follia perversa. Ma quando il governo giallo-verde va in crisi, a sorpresa, si torna a parlare di Di Maio come capo del governo. Ritenevo e ritengo che Luigi Di Maio abbia lavorato bene. Il nome che vi propongo è Luigi Di Maio. Poi lo scelgono loro, ovviamente, il capo politico Di Maio. Ma è troppo tardi. Nasce il governo giallorosso, Di Maio va alla Farnesina senza nascondere un rimpianto. Come capo politico ho rinunciato 2 volte alla possibilità di fare il premier. Con Conte sempre più al centro del governo, Di Maio fa una mossa a sorpresa. La cravatta per molti in questi anni ha contraddistinto il mio operato da capo politico. Nel ringraziarvi, nell'abbracciarvi, me la tolgo qui davanti a tutti. Che fosse un passo indietro per farne 2 in avanti in futuro? Tutte le volte che tirano in ballo il mio nome negli ultimi anni è sempre per mettermi contro Conte.